Un carissimo saluto a tutti e tutte, come di consueto. Desidero ringraziare tutte le persone che assiduamente mi segnalano argomenti, oltre agli innumerevoli video da tradurre, e nello stesso tempo mi scuso se non riesco a soddisfare tutte queste interessanti richieste. Ringrazio Massimo che mi ha portato a conoscenza della monaca Anna Catarina Emmerich, la quale mi ha permesso di fare alcune interessanti ricerche. Su Wikipedia leggiamo Anna Catarina Emmerich, Coesfield 8 settembre 1774, Dülmen 9 febbraio 1824, è stata una monaca cristiana e mistica tedesca venerata come beata dalla Chiesa Cattolica grazie alle doti di veggente e di altri doni soprannaturali come stigmate, levitazione, bilocazione, divinazione ed estasi. Ma prima di proseguire cerchiamo di ricordare quando è nata. Nel 1774. Dove? In Germania. Non so se è un caso, una coincidenza o una combinazione, ma esattamente due anni dopo, nel 1776, viene istituito l'Ordine degli Illuminati. Dove? Sempre in Germania. Lo leggiamo su Wikipedia. Gli Illuminati, conosciuti anche come gli Illuminati di Baviera o più precisamente l'Ordine degli Illuminati, sono stati una società segreta nata in Baviera nel XVIII secolo. Venne istituita a Ingolstadt, Germania, il 1 maggio del 1776 da Johann Adam Weishaupt, 1748-1830, come alternativa alla massoneria, assumendone una struttura analoga. Che c'entrano gli Illuminati con Anna Catarina Emmerich? Forse niente, ma per chi ancora non lo sa, vi leggo questo trafiletto. Come dice la parola stessa, gli Illuminati sono i portatori della luce, quelli che sanno, ma la loro luce è apparentemente Lucifero o Satana. Appartengono a 13 delle più ricche famiglie del mondo e sono personaggi che veramente comandano il mondo da dietro le quinte. Vengono anche definiti la nobiltà nera, i decision makers, chi fa le regole da seguire per presidenti e governi. La loro caratteristica è quella di essere nascosti agli occhi del pubblico. Il loro albero genealogico va indietro migliaia di anni e sono molto attenti a mantenere il loro legame di sangue, di generazione in generazione, senza interromperla. Bene, adesso torniamo al suggerimento di Massimo. Come vi ho già detto prima, una delle caratteristiche di Anna Catarina Emmerich è stata la divinazione, arte o pretesa arte di indovinare il futuro da segni e simboli esterni. Ma buttiamoci a capofitto su alcune di queste divinazioni. 10 agosto 1920. Vedo il Santo Padre in grande angoscia. Egli vive in un palazzo diverso da quello di prima e vi ammette solo un numero limitato di amici a lui vicini. Vedo che la falsa chiesa delle tenebre sta facendo progressi e vedo la tremenda influenza che essa ha sulla gente. Un'altra, 22 aprile 1823. Stavano costruendo una chiesa grande, strana e stravagante. Tutti dovevano essere ammessi in essa, per essere uniti ed avere uguali diritti, evangelici, cattolici e sette di ogni denominazione. Una vera comunione di profani. Vi sarebbe stato un solo pastore e un solo gregge. Chi desidera approfondire trova dei link interessanti nella descrizione del video. Per chiudere, voglio che ascoltiate dalla collana Testi mistici per la contemplazione di Dio, Clemens Brentano, un poeta tedesco che prese nota delle visioni della Emmerich, Misteri A.T., dal capitolo La creazione della terra. Ma prima voglio anche ricordarvi che siamo nel 1800, ben oltre 300 anni, oltre 300 anni dalla scoperta dell'America. Vi ricordate quando a scuola ci insegnavano di ripetere a memoria? Nel 1492 Colombo salpò l'Oceano Blu, apprendendo poi la storia dell'esploratore coraggioso che navigò in un territorio inesplorato con marinai che avevano paura di cadere dal bordo di una terra. Anche se adesso salta fuori che è stata una creazione di Washington Irving, ma da piccoli non ci hanno mai detto né fatto imparare che avevano paura di cadere dalla terra piatta, ma solo dalla terra. Adesso è proprio la disinformazione che aggiunge la parola piatta. Beh, allora com'è possibile che ben dopo questi 300 anni
vengano raccolte informazioni sulla terra piatta e si dia ascolto a una monaca. Pensateci, gente. Ma andiamo avanti. Il cosmo e la terra, nelle descrizioni che dava la Bibbia in quegli anni. La terra è una grande isola in mezzo all'oceano terrestre, sostenuta da colonne sotto le quali vi sono gli inferi o Sheol, soggiorno dei morti. Ai lati dell'oceano, le cosiddette montagne eterne sostengono il firmamento, grande calotta sferica cui sono fissate le stelle. In esse hanno la loro sede il Sole e la Luna. Al di sopra del firmamento, l'oceano celeste, con in mezzo il monte di Dio o i cieli dei cieli. E la visione della Emmerich. Subito dopo la supplica degli angeli dinanzi al trono della luce divina, vidi crescere nello spazio infinito una palla nera. Essa si trovava molto più sotto alle altezze celesti, a destra del disco oscuro dove erano caduti gli angeli. Quando diressi lo sguardo su quella massa scura, vidi dentro alcune chiazze chiare muoversi e allargarsi. Compresi che Dio stava formando il paradiso terrestre e i continenti, separandoli con le acque. Poi vidi, nei punti chiari, un movimento, come se qualcosa avesse preso a vivere nelle acque. Sulla superficie terrestre, che intanto si era formata, vidi crescere le piante e tra queste anche qualcosa di vivente. Quando ero bambina e avevo tali visioni, ero convinta che fossero le piante a muoversi. Improvvisamente una splendida luce illuminò quella massa grigia e vidi sorgere il sole che al primo mattino tutto risveglia. Il cielo era chiarissimo e il sole sorgeva illuminando una parte della terra che si animava in magnifica armonia. Allora sentii una voce. Questo è il paradiso terrestre. Quando il sole apparve maestoso, vidi le piante e gli alberi diventare sempre più grandi. Vidi ogni specie di vegetazione, alberi grandissimi con foglie enormi e palme. Tutto era verde e fresco. L'acqua era limpida e pura, tutto era indicibilmente chiaro, piacevole e santo. Le piante, i fiori e gli alberi avevano forme molto vivide, prosperose e lucenti. Nei nostri tempi, invece, tutto questo appare inaridito e fiacco, indurito e ingiallito. Vidi anche delle magnifiche rose, bianche e rosse, che mi ricordavano la sofferenza di Cristo e la salvezza per suo merito. Io pensai spontaneamente che con la venuta dell'uomo sulla terra e i suoi peccati era iniziato il lento processo di corruzione e di inquinamento di quella magnifica natura. Quando non esisteva ancora il peccato dell'uomo con le conseguenti forme di distruzione e di violenza, tutto appariva luminoso e puro. Nulla era corrotto. Le piante crescevano senza bisogno di essere curate e potate. La terra che io vidi era pianeggiante e più all'interno collinosa. Dappertutto era cosparsa di piante. Al centro vidi un monte su cui c'era una grossa fonte d'acqua cristallina dalla quale si diramavano molti fiumi. Alcuni di essi confluivano con altri e poi continuavano a scorrere a valle, uniti in un sol grande corso d'acqua limpida. In questi fiumi notai la vita degli animali acquatici. Poi vidi tra i cespugli e gli alberi altri animali graziosi che si guardavano intorno stupiti, come se si fossero appena svegliati da un lungo sonno. Essi erano molto diversi dagli animali dei nostri tempi. Non erano timorosi e aggressivi, ma schietti, agili, rapidi e gioiosi, come fossero trasfusi di vera grazia. Non posso descriverli bene perché la maggior parte di essi mi è sconosciuta. Però vidi anche elefanti, alci e cammelli, in particolare vidi l'unicorno, una specie di rinoceronte che poi entrò nell'arca. Era grosso e simpatico, più basso di un cavallo e aveva il capo rotondo. Non vidi scimmie, insetti o altri animali miserabili e odiosi. Ebbi l'intima comprensione che questi animali fastidiosi fossero cresciuti solo dopo il peccato originale per punire i peccati dell'umanità. Mi apparvero anche molti uccelli di numerose specie, variopinti e bellissimi, e udii perfino il loro cinguettio mattutino. Non vidi rapaci. Il paradiso terrestre esiste ancora e in tutto il suo splendore, ma non è accessibile all'uomo carico di peccati. Fate tesoro di ciò che avete appreso. Cercate il vostro paradiso dentro il vostro animo e trasmettete il vostro amore a tutti gli altri.
Ricordate anche di ascoltare il vostro cuore, non le cose attorno a voi che vi arrivano e che mancano di amore e che sono piene di insidie oltre che di menzogne. Grazie di aver seguito il video e a presto. Dino ed Eva.